Diciamolo subito, alzi la mano chi avrebbe pensato tra i tifosi azzurri di vivere una domenica del genere. Non tanto la speranza, da sempre ultima dea, quanto la convinzione che battere la capolista fosse possibile visto anche il periodo tutt'altro che positivo del Marzocco. Non è stata una questione di uomini, visto che, rispetto a Bastia, gli unici cambi sono stati Bega per Serigni in difesa e Regoli per Ndri in attacco, né di tattica, visto che Malotti, che ancora deve scontare diverse gare di squalifica e peraltro ha iniziato gli allenamenti solo giovedì, ha proseguito con il medesimo trend del 4-3-3 di Benedetti. Ma ciò che stupisce è il ritorno, contro una compagine decisamente più blasonata, ad una tenuta atletica superiore nel corso del secondo tempo, quella che poi del resto fu l'arma in più nella seconda parte della scorsa stagione e nei playoff nazionali. L'aver ritrovato Romanelli tra i marcatori, questa, ricordiamolo, la sua prima doppietta assoluta da calciatore, è un'arma in più ed è lecito pensare che tale successo possa, a livello di morale, incidere anche nei prossimi scontri diretti, dal peso specifico più elevato rispetto a quello avvenuto sul Siena, San Donato, Trestina, Spoleto e Villa Biagio. Passa da qui il futuro del Marzocco, possibilmente per altre domeniche bestiali.